La campagna Basta una notte al mese è partita, Don Luca, ma di che cosa si tratta? Una sfida, una proposta nella quale cerchiamo volontari per il nostro dormitorio diocesano, locanda al Samaritano. E appunto basta una notte al mese con la quale essere presenti in questa struttura e dare la propria disponibilità, il proprio tempo, la propria voglia di condividere un po' di energie con chi è meno fortunato, con gli ultimi degli ultimi. Un manifesto, ma anche un video che promuove questa richiesta d'aiuto, possiamo chiamarla, che però si può fare con gioia e con allegria. Certo, è possibile perché si può mandare la propria candidatura al centro d'ascolto qua di La Spezia o di Sarzana. La mail è cdaspezia@caritasdiocesana.it oppure il numero di telefono 0187 731 601. E qui mandando appunto la propria disponibilità si è poi ricontattati per andare nel concreto ed essere proprio a servizio. Questa iniziativa è promossa grazie a un video realizzato con dei testimonial davvero d'eccezione. Sì, ringraziamo Dario Vergassola che si è reso disponibile con generosità e con simpatia, offrendo tempo ed energie per realizzarlo, insieme ad altri operatori della nostra Caritas e l'associazione Agire, che già conosciamo appunto per altre iniziative diocesane, che in questo caso ha dato appunto personaggi che si sono messi in mezzo, insomma, a questo filmato per invogliare, per lanciare questa proposta concreta di prossimità a coloro che sono senza dimora. La Caritas confida nella generosità degli spezzini, nella disponibilità degli spezzini, come è stato per un altro progetto importante che si è appena concluso, che Sì. vi consentirà l'emporio della solidarietà di acquistare un altro mezzo. Esatto, è stata proprio la raccolta fondi realizzata con Eppela, in questa nuova formula, il crowdfunding, così si dice, in cui grazie alla generosità di tanti abbiamo realizzato una bella cifra. Fondazione Carispezia da sempre ha fiducia, ecco, in questa progettazione dell'Emporio, ha raddoppiato la cifra raccolta, perciò abbiamo concretizzato 14.000 euro che ci permetteranno l'acquisto di un doblò, con il quale poter andare sia a raccogliere ciò che viene donato per l'Emporio e volendo anche poter approvvigionare le persone che afferiscono all'Emporio ma magari non possono andare o perché qualche disturbo di salute oppure perché magari più anziane, così quel mezzo può essere anche utile per portare in qualche modo la spesa a quelle persone che ne chiedono di poter appunto avere a casa. E tutto questo ci permette di offrire un servizio ancora più delicato e dedicato alle persone che di fatto poi chiedono aiuto a noi, insomma, quindi. C'è tanto da fare, diamo una mano alla Caritas. Grazie Don Luca. Grazie a voi sempre.